Un weekend sotto il segno del fumetto ha preso il via al Polo Fiere di Sorbano la seconda edizione di Collezionando, la mostra mercato dedicata al fumetto, promossa da Lucca Comics in Games e Anafi in collaborazione con il comune di Lucca. A tagliare il nastro questa mattina il sindaco Tambellini insieme ai vertici di Lucca Crea, la nuova società nata dalla fusione di Lucca Comics in Games SRL e Lucca Polo Fiere Congressi, che oltre ad organizzare il festival Lucca Comics and Games, animerà di fiere ed eventi anche il polo fieristico. Collezionando è stato il nostro primo progetto, il progetto pilota per rilanciare il Polo Fiere Congressi. Quest'anno peraltro coincide anche con il lancio formale di Lucca Crea, che non è la neonata società, ma che è la società che rappresenta lo sviluppo di Lucca Comics and Games. Collezionando ha la stessa C di Lucca Comics, ha la stessa C di cultura e creatività. Per noi è molto importante, è un elemento fondamentale per valorizzare quell'esempio di meraviglioso recupero architettonico-industriale che è il Polo Fiere Congressi di Lucca. Grandi autori, grandi ospiti, un ampliamento dell'offerta di Collezionando con grandi autori come Breccia e con uno straordinario focus sul manifesto cinematografico da collezione. A Collezionando è possibile trovare albi e tavole originali, illustrazioni, ma anche figurine, bozzetti delle locandine cinematografiche, manifesti, collezionabili, action figure 3D. Insomma, tutto quello che serve a chi ama questo variegato e caleidoscopico mondo. A disposizione gratuita anche un esperto pronto a valutare le collezioni dei visitatori. A completare l'offerta, tante mostre e incontri con gli autori. Domenica mattina due appuntamenti di rilievo. Alle 11 un convegno dedicato a Martin Mister con Alfredo Castelli, Rosario Orao, Alfredo Orlandi e Fabio Piacentini. Alle 12 la cerimonia Walk of Fame con Eric Breccia, Aldo Di Gennaro e Mino Milani, che lasceranno le impronte delle mani nel cemento.